Sebastiano, cioè mantegna la disabilità. Vabbè, direi che ancora manca poco. No. Giorgia Meloni. Però non faccio la stessa fine di San Sebastiano. Va bene. Giorgia Meloni. Io volevo dire al direttore... doveva replicare la De Micheli alle sue accuse, mi perdoni. Sì, no, De Micheli, poi no, replica lei. No, stupita del fatto che la Meloni ricordi una stagione della quale la destra italiana è stata assolutamente protagonista. Io ricordo che molte delle vicende che sono successe, non tutte positive in questo paese, sono figlie del fatto che il vostro governo ha portato il paese sull'orlo del fallimento. Allora, per evitare che ci siano problemi nelle regioni da domenica in poi, io credo che per la tranquillità degli italiani e per quello che stiamo dimostrando là dove governiamo, in Emilia, in Toscana, in tutti i posti dove abbiamo governato, in Liguria, io credo che per la tranquillità del futuro degli italiani, visto che gli italiani decidono sul futuro, non decidono sul passato, credo che la misurazione dei risultati darà un'occasione in più al Partito Democratico e ai nostri candidati. Giorgia Meloni. Che peraltro si caratterizzano anche per non avere, diciamo così, generato paure, spesso anche immotivate. Perché anche immaginare di fare tutta una campagna elettorale sull'emotività della paura, quando l'unica cosa che salverà questo paese, invece, è la capacità di guardare al futuro, la voglia di lavorare che caratterizza i nostri Giorgia italiani, Meloni, replica. La voglia di studiare dei nostri giovani. Quelle le sono chiedo le cose una replica. Che dobbiamo anche parlare degli impresentabili, allora, quindi vi chiedo di essere sintetici, prego. No, allora io molto velocemente, siccome ho detto dei dati, perché qua si può anche continuare a parlare del sesso degli angeli, però segnalo sommessamente che quella Italia sull'orlo del baratro di cui parla la collega De Micheli stava messa molto meglio di quanto sia messa l'Italia di oggi. Solo che, fermi, fatemi finire una frase. Fammi finire una frase, io sono stata zitta, fammi finire, non mi va di gridare sempre, non voglio gridare. Vorrei finire una frase. Solo che oggi. Ma quanto è romana la sua alleata, Zaia? E sono romana, che devo, io sono una persona di popolo, Giovanni. La sinistra radical chic non mi capisce per questo, perché sono una persona. Vabbè, poi dopo il derby fatemi può tutto, finire prego. Di dire esatto, poi dopo sarò il derby. Mica io la radical chic. Prego, vada. No, dico in generale, perché sento spesso dire ama la Meloni è borgatara di queste latine. Io sono una persona potrei di popolo, dire che sono piccola, fiera, ma non radical. Ce ne fossero di più vada di dunque, Meloni. Del popolo in politica, si capirebbero le cose meglio. Vada Meloni. Dicevo, la condizione dell'Italia di oggi è decisamente peggiore stando a tutti i fattori macroeconomici, solo che nessuno oggi grida al default. Perché? Perché oggi Monti, Letta, Renzi, per me pari sono, ci sono dei governi fantoccio di certi interessi che fanno finta che vada tutto bene perché quei governi eseguono i loro ordini. Allora, a me pare Zaia e poi la replica di De Micheli, prego. Scusa. Scusa un secondo solo e vengo al direttore Mieli, cioè il tema per cui queste regionali secondo noi assumono un potere che è anche politico è intanto perché in Italia ormai non si vota più, si vota di rado e quando si vota secondo me è importante invece di girarsi all'altra parte e dire sono tutti uguali, non può cambiare niente, dire la arrivi propria. Al punto. E in secondo luogo perché se è vero come è vero secondo me che lo scontro oggi aperto in tutta Europa è i diritti dei molti da una parte, gli interessi dei pochi dall'altra. Se gli italiani si muovono e vanno a votare in queste elezioni regionali e votano, speriamo, per i movimenti che hanno difeso i loro diritti contro gli interessi dei pochi, forse la allora, politica capirà che non gli Zaia, può posso chiedere di parlare del tema che lancio con Paolo Mieli e mi dice...